perché mi sembrava impossibile. L'avevo seguito durante la campagna elettorale, la vedevo così forte, così coraggiosa, e invece purtroppo siamo qui a parlare di lei in questo momento così drammatico. Io devo dire che ci tenevo a fare due parole su Iole perché ho avuto l'onore di essere la sua compagna di banco per un'intera legislatura. In quella legislatura dove purtroppo gli era arrivata addosso questa malattia, e proprio in quell'occasione ho avuto modo di conoscere Iole, la donna che era. Devo dire che Iole era una donna straordinaria, con una dignità e con una riservatezza del suo dolore che veramente dovrebbe essere esempio per tutti noi. Mi ricordo dopo l'intervento, quando venne alla Camera, naturalmente in condizioni che non erano certamente ottimali per lei come donna, ed era vicino a me e mi diceva: ma non ti preoccupare Daniela, perché vedrai che io sono forte, che ce la farò. Non voleva mai parlare della sua malattia, mai. E se tu volevi bene a Iole non dovevi chiederle come stava, ma dovevi parlare d'altro. E quindi sono queste le donne che sono importanti come esempio, le donne coraggiose che combattono, che dentro di loro, io sono assolutamente certa, che Iole era consapevole che ogni giorno per lei poteva essere l'ultimo, ma lei non ha mai vissuto come fosse l'ultimo dei suoi giorni. Ecco, credo che questa sia la testimonianza più importante che Iole ci lascia a tutti noi. Non parlo da un punto di vista politico, perché quando se ne va una donna la politica secondo me rimane indietro, ma bisogna ricordarla per quello che è stata, per come è stata coraggiosa, per come è stata determinante, per come è stata attaccata a quella sua terra così difficile, che lei aveva un sogno di poter dare un grande contributo, perché la cosa che la faceva veramente arrabbiare come una pantera è quando si parlava male della sua Calabria. Ecco, io credo che le parole poi lasciano il tempo che trovano, ma credo che oggi, in quest'Aula, forse per portare avanti il suo sogno della sua terra, ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa per la Calabria, in ricordo di Iole Santelli. Grazie.